Buongiorno, buon venerdì 15 febbraio. Devo ancora parlare di Icardi, perché ieri a Ausilio, prima della partita, poi vinta dall'Inter 1-0 sul Rapid Vienna, è andato ancora giù durissimo. Devo dire che sono abbastanza sorpreso, ma non sorpreso positivamente o negativamente, però una società mai è andata così decisa senza magari cercare di mascherare e difendere il suo giocatore. Però prima di tornare sull'argomento Icardi, ricordiamo la vittoria dell'Inter per 1-0, Lautaro Martinez, autore del gol su rigore, procurato da una sua intuizione, è autore anche del tiro più pericoloso verso la porta del Rapid Vienna. Squadra abbastanza modesta, però aveva subito un gol solamente in casa. E quindi una squadra, diciamo, uso un aggettivo tignosa, difficile da superare. L'Inter c'è riuscita, non ha giocato una grandissima partita. Perisic ha sprazzi, ho letto dei giudizi positivi su Nainggolan, ha sbagliato un gol. Non mi è sembrato il Nainggolan che si aspettano i tifosi dell'Inter trascinante. Bella vittoria invece da squadra vera, da squadra autorevole, da squadra di Ancelotti del Napoli, 3-1 sullo Zurigo. Facilitato dall'errore della difesa il gol di Insigne, poi una bella girata di Caleone e un gol di Zielinski e un gol su rigore, ma la partita era già praticamente finita per lo Zurigo. Quindi il Napoli praticamente deve stare attento perché tutte le partite bisogna stare attenti su tutte le partite, però ovviamente è largamente, molto largamente, uso un eufemismo, faccio il cauto, giustamente tifosi del Napoli rispettano la scaramanzia e allora diciamo che è largamente favorito per il passaggio del turno, però il Napoli ha vinto 3-1 in trasferta, quindi non dovrebbero esserci veramente difficoltà per il Napoli. Invece ce l'aspettavamo che per la Lazio fosse una partita difficile. Siviglia è sempre stato fra i primi posti, nei primi posti del campionato spagnolo. E dunque il gol di Benyader, che non è riuscito a essere rimontato dalla Lazio, poi sfortunata, ha perso ancora Luis Alberto, ci sono dei problemi per Parolo, per Bastos, e quindi una Lazio che deve anche lottare non solo con gli avversari, ma anche con la sfortuna del periodo, una sfortuna che ha messo KO Milinkovic-Savic e prima Immobile. Ma torniamo su Icardi, le parole di Ausilio. Non c'è piaciuto come lui ha, diciamo, onorato la fascia di capitano. Quindi viva il Icardi, giocatore che nessuno ha mai discusso, così ha detto Ausilio, ma il suo comportamento, non ne potevamo più del suo comportamento, non ha onorato la fascia di capitano. Quindi, invece di dare, come, ecco perché sono sorpreso, la solita corda di salvataggio, adesso vediamo, quindi di addolcire la cosa, no. L'Inter va avanti dritta, l'Inter si è veramente stancata del suo capitano, di Icardi. Tanto è vero che oggi, vi ho già detto nel video, attenzione, non giocherà con la Sampdoria, problemi alla caviglia. Ausilio non ha dato una mano neanche per quell'episodio. Ha detto, oggi si è allenato regolarmente, sta bene, e poi queste sedute fisioterapiche sono assolutamente normali per un giocatore e quindi, diciamo, ha smentito queste notizie circa un problema alla caviglia, non verrà convocato per un problema alla caviglia. Ausilio ha detto si è allenato ieri regolarmente, ha rifiutato di venire e quindi comunque il giocatore sta bene. Ripeto, non viviamo nel mondo dei sogni, siamo uomini di mondo, avrebbe detto e ha detto Alessandro Manzoni. Quindi non abbiamo visto nel passato, sì, non è venuto per un leggero problema muscolare, un affaticamento, non stava bene il ragazzo e quindi si dà sempre, magari così per una scelta tecnica, viene mascherata in scelta dovuta a un problema fisico. Qui assolutamente no. Se Icardi non verrà convocato ancora con la Sampdoria è per una scelta disciplinare barra tecnica. Se verrà convocato deve obbedire perché, sentendo Ausilio, il giocatore sta bene e quindi ha detto: sono foto postate, ma vi assicuro, seduta fisioterapica, ripeto, normale,
al termine di una seduta di allenamento. Quindi la, diciamo così, la telenovela non è ancora finita, l'Inter va dritta per la sua strada, va dritta e sicura e non teme nulla, va avanti per la sua strada, è Icardi, secondo i dirigenti, che la deve cambiare. Quindi abbiamo parlato del giovedì di Coppa, ma era doveroso, dopo le parole di Ausilio ancora dure, non siamo contenti di come si è comportato da capitano, il giocatore sta bene, ebbene dovevamo sottolinearle ancora una volta. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale di YouTube di Carlo Pellegatti.